Allora, veramente due parole per dire che è un risultato importantissimo. E qualcuno non pensava che ci fossero tanti controlli. In effetti i controlli ci sono, anche se naturalmente noi non ce ne accorgiamo, ma ci sono controlli che vengono demandati ai NOE, alle capitanerie di porto, oltre all'ARPAC, alle aziende sanitarie, eccetera, eccetera. Quindi il risultato io credo che sia, al di là delle cose che si dicono, spero che poi siano, come si dice, dei momenti di passaggio, il risultato è concreto, significa che la qualità dei servizi sta crescendo, significa che come territorio stiamo appunto conquistando momenti di visibilità positiva, e questo è un risultato che certamente è dovuto all'impegno dell'amministrazione comunale, ma ancora di più è dovuto all'impegno, al contributo determinante dei cittadini di Cariati, di buona volontà, questo lo voglio dire, di buona volontà. Un momento importante, perché è una riconferma, e già l'anno scorso dicevamo che la riconferma sarebbe stata più difficoltosa, quindi siamo riusciti ad avere questa riconferma. Adesso dobbiamo impegnarci già tutti quanti pensando al 2011. Ci sono altri riconoscimenti che possiamo conquistare, io penso alla bandiera blu per gli approdi e penso anche alla bandiera blu per le strutture balneari, che non riguardano l'amministrazione comunale, ma che sono segni importanti, perché certamente se questo risultato è arrivato appunto con la partecipazione di tutti e quindi anche di tutti gli operatori economici che stanno nel nostro territorio, gli operatori turistici, gli operatori del mare, i pescatori, l'ufficio tecnico comunale. E consentitemi di fare un ringraziamento ad un collaboratore prezioso che ci ha messo, diciamo che è stato disponibile senza naturalmente a titolo completamente gratuito, che è Sergio Salvati. Bravo Sergio. Sergio Salvati peraltro ha ricevuto i complimenti anche del responsabile della bandiera, del procedimento proprio di bandiera blu della FE Italia, e la nostra bacheca è stata portata ad esempio di come si fa, diciamo, una bacheca anche alle altre località che hanno ottenuto la bandiera blu e soprattutto naturalmente a quelle che l'hanno ottenuta per il primo anno. Quindi io non voglio farla più lunga. Auguri e complimenti a tutti noi. È un risultato di tutti. Io penso che bisogna fare anche con un brindisi. Questo è Cataldo Perri, che è poeta. È un musicista. Eccolo! Tutto tolto, una cosa presa.